Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Mi scuso per questa assenza. Io solitamente faccio almeno 3 video a settimana. Purtroppo però, oltre a, insomma, le cose che ho avuto, per chi mi segue su Instagram già ha capito, ho dovuto fare anche la seconda dose. E io ero già pronto a farlo uscire ieri questo video. Il problema è che appunto dovevo registrarlo, dovevo mettermi qui e parlare con voi come se fossimo al bar. L'unico problema è stata la seconda dose del vaccino che mi ha tenuto sdraiato morto l'intera giornata, veramente. Non sapevo neanche se avevo la febbre, cioè avevo i sintomi, però la temperatura era bassa, quindi è stata un po' strana questa situazione. Però mi raccomando, vaccinatevi, non è una cosa che deve far paura, regà, vaccinatevi perché è importante non solo per chi vi sta intorno, ma in primis per la vostra salute e soprattutto dei vostri cari. Fatelo, raga, io all'inizio non dico che avevo paura, però non mannava di sentirmi male. Ma non è un gran star male, cioè mille volte meglio della febbre comunque sia. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di Midoriya, della sua evoluzione, di tutto ciò che ha passato Izuku, riassunto però da parte mia in 6 parti fondamentali di tutta l'opera. Quindi, quando arriveremo al punto in cui non è arrivato l'anime, vi fermerò, vi dirò ragazzi, per chi ha visto solo l'anime, da adesso ci sono gli spoiler, quindi chiudete il video. Momentaneamente il video però è accessibile a tutti. Iniziamo con questa chiacchierata comunque. Partiamo innanzitutto col dire chi è Midoriya. Midoriya è semplicemente un ragazzo timido, nato senza un'unicità e che solitamente si blocca a chiacchierare tra se stesso quando deve, non so, tirar fuori una tattica, applicarla soprattutto, e si perde in ragionamenti talmente superflui alle volte che perde, diciamo, il tempo per agire. La prima cosa che lo distingue e gli fa capire che effettivamente il percorso da eroe, ma non solo a lui ovviamente, anche ad All Might, non fa male a percorrerlo, comunque a tentare di entrare nella UA, è proprio quando cerca di salvare Bakugo dal villain, da Sludge, quello lì tutto melmoso, insomma, poi arriva All Might con cazzottone, cambia tempo e tutto e lo ricattura. Andiamo a vedere però adesso il secondo punto, quando Deku inizia già a maturare. Sappiamo che subisce continuamente una sorta di... no, una sorta, del bullismo da parte di Bakugo, perché quelli effettivamente sono degli atti da bullo e lo sappiamo tutti quanti il perché. Eppure, nonostante ciò, inizia a formare il suo carattere, grazie, o per sfortuna, a causa di questi atti di bullismo, e diventa piano piano uno studente rispettabile. Quando c'è questo cambiamento, questa goccia che fa traboccare il vaso, quando Deku si scontra per la prima volta con Bakugo. Quando Bakugo è in squadra con Ida, per capirci, e devono difendere la bomba, mentre Deku è in squadra con Uraraka e devono semplicemente toccarla per disinnescarla, insomma, nella simulazione contro gli atti terroristici. E c'è da dire che Deku si fa valere con quell'uppercut, con quel montante che parte dal basso verso l'alto. Secondo me rischiava di fare veramente tanto male a Bakugo. Da quel momento in poi comunque, cioè quella è la fine del combattimento, ma dall'inizio proprio, da quando Deku, che inizia a ragionare già più fluidamente, passatemi il termine, e blocca il gancio che arriva di Bakugo, scaraventando la terra, già da lì Midoriya è un'altra persona. E lo vediamo proprio nella fine dello scontro, dove non vuole più farsi mettere i piedi in testa da Bakugo. E la seconda fase io direi che finisce qui. Vedete già l'evoluzione di questo ragazzo, da un senza quirk, da un senza unicità, a diventare qualcuno che grazie a questo potere e soprattutto a quello che pensa All Might di lui, inizia a credere in se stesso. Questo era un ragazzo veramente perduto in un certo senso, non proprio il classico sfigato, però Siam Lee, insomma, il classico protagonista di un anime che non è forte e vuole diventarlo. Allora, il terzo punto fondamentale per me è l'incontro con Gran Torino. Tante persone o se lo sono dimenticato o sottovalutano l'importanza di questa cosa, ragazzi. Il terzo punto, ragazzi, invece è assolutamente l'incontro con Gran Torino. Molti se lo sono o dimenticato o lo sottovalutano. Gran Torino penso che sia uno dei punti più importanti per far svoltare Deku in un certo senso. Perché cosa accade? Fino a quel momento Midoriya si spaccava tutte, e dico tutte le volte, che provava a sforzarsi tramite il suo quirk, tramite la sua unicità. Questo perché il ragazzo concentrava
tutto il potere in un'unica parte, come quando, sapete, tirava le schicchere con il dito e si rompeva il dito. Grazie a Gran Torino capisce che deve disporre uniformemente il suo potere in tutto il corpo, così che non si rompa nulla, neanche saltando, come è stato per dirvi nelle prime puntate, saltando si è spaccato le gambe per salvare Uraraka. Qui adesso seguitemi tramite questa metafora, io Gran Torino qui l'ho visto come un allevatore, rileggendo il manga, soprattutto in questi capitoli, che lui ha piantato i semini del numero uno degli eroi e poi è diventato e sta diventando quello che è. Capite? Lui ha piantato i semi e lui adesso sta perfezionando, cioè non sta perfezionando, ha perfezionato questa tecnica, però man mano che sale la percentuale, adesso sappiamo nel manga quanto siamo, no? Non voglio dirlo, però man mano che sale la percentuale nel manga, lui comunque riesce a contenere questo quirk senza spaccarsi più, anche se aumenta di botto, e ormai il suo fisico in un certo senso è abituato, certo, magari non a un 100% reale, però ci siamo capiti. Il quarto punto, e molti di voi potrebbero dire, ma Muscular non è stato importante? Sì e no, perché secondo me Muscular per l'evoluzione di Deku non è stato particolarmente importante, ha semplicemente messo in atto Izuku quegli insegnamenti presi da Gran Torino, che ha sfruttato anche con Stain, semplicemente li ha tirati al massimo della forza. Infatti quel cazzottone, insomma, con quel Detroit Smash tirato a Muscular, e come sappiamo non era un 1000% reale, anche perché sarebbe esploso in 1000 pezzi Midoriya, proprio per una sorta di contrappasso fisico che ha questo quirk sul nostro eroe. Ad ogni modo, guarda, ve vedo che mentre mi ascoltate state a fa' altro, balordi, no? Comunque, scherzi a parte. Io qui, nella quarta fase, vi ho detto, le fasi sono 6, nella quarta fase ho trovato molto determinante Kai Shisaki. Perché grazie all'aiuto della piccola Eri, Deku si rende conto di quanto è devastante One for All, perché per la prima volta può sfruttarlo al 100% senza farsi male, o meglio, senza subirne le conseguenze per quanto riguarda il suo fisico. E qui l'ho trovata una bella trovata. A me di solito non piacciono queste cose che il protagonista diventa OP a un certo punto. Vi faccio un esempio, Goku, no? Perfeziona l'ultra istinto contro Jiren, però non riesce a utilizzarlo poi. Ecco, quella è una cosa che un po' mi fa storcere il naso, preferirei che lo usasse continuamente. Però, sì, sappiamo che Dragon Ball non è proprio perfetto nelle spiegazioni, però qua la spiegazione ci viene data, cioè Eri è l'espediente per farci vedere il 100% del One for All, anche se, secondo me, ovviamente anche a causa del corpo di Deku, di Midoriya, che non è ancora sviluppato, potrebbe anche essere più forte. E infatti queste sensazioni che io avevo si verificano e si, come si dice, confermano esattamente nella saga successiva, la saga dell'allenamento, skippando ovviamente quella di Gentle, che però volevo mettere, vi dico la verità, perché alla fin fine utilizza un po' l'Air Force, sapete, i nuovi guanti, ma ho deciso di dare questa quinta posizione a, appunto, la saga che comprende il Black Whip più quella di Endeavor. Ragazzi, da qui in poi, sì, lo so che avete visto il Black Whip nell'anime, però chiudete. Io vi do un abbraccione, vi ringrazio per essere stati fino a mo qua con me, però non riesco più a trattenermi, ve lo dico, e parlerò facendo degli spoiler. Grazie, 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 grazie per il supporto, però vorrei parlare tranquillamente adesso. Spero che chi di dovere ha chiuso il video, perché sto per continuare. Allora, con la scoperta del Black Whip si entra nella fase, appunto, che io ho definito la fase della scoperta dell'unicità, dei quirk. E Endeavor è stato determinante comunque per Midoriya, perché oltre a cercare di usare questo dannato Black Whip assieme al One for All, il ragazzo cercava di sviluppare anche l'Air Force allo stesso tempo. Endeavor gli ha detto una cosa molto importante che in futuro ha ribadito anche il sesto possessore, colui che aveva Smokescreen. Ovvero, Midoriya, stai fermo e concentrati solo sull'Air Force. Anche con il 45% della tua forza, quello che vuoi, prima concentrati su una cosa sola, perfezionala, in modo che ti viene naturale mentre fai ciò che già sai fare durante un combattimento, dopodiché passa ad altro,
ma prima fai quello che sai far meglio, cioè perfeziona una sola tecnica, ed è giusto così, perché se tu cerchi di mischiare tutto quanto assieme non imparerai mai. C'è da aggiungere un'ultima cosa però alla 5, mi stavo scordando, la fase 5 è tutta collegata, quindi prendiamo anche, cioè fate finta che sia un cerchio gigante la fase 5, e sotto ci sono dei sottocapitoli, e ognuno è un quirk diverso, e come Midoriya lo scopre. Quella io la considero la fase 5 dell'evoluzione del personaggio, di come viene sviluppato. A me i protagonisti degli anime non piacciono, Midoriya non è, cioè solitamente non piacciono, Midoriya non è per nessuna ragione uno dei miei preferiti, lo sapete, i miei preferiti sono Endeavor e Tomura, ed Abi, vabbè, però qui c'è da dire che è un ottimo personaggio. È un ottimo personaggio Midoriya, certo, perché se non viene sviluppato per bene il protagonista, chi altri se no? Il fatto che il One for All e gli altri suoi quirk siano legati alle emozioni è stata nel mio cervello una dicotomia devastante. Di certo non è qualcosa di mai visto, perché anche personaggi di Naruto, ma anche gli stessi Dragon Ball, ad esempio il Super Saiyan, utilizzano i loro poteri tramite le emozioni. Qui inizia la fase 6, è tutto quello che volevo io. Demon Deku, lo chiamo così ovviamente, raga, non è nessun nome canonico, è come My Villain in Academia, che poi hanno iniziato a chiamare tutti così, e tante altre persone su Instagram mi hanno detto che addirittura all'estero chiamano My Villain in Academia, che in realtà è solo il nome di un capitolo, perché la saga si chiama Esercito, la saga dell'Esercito di Liberazione. Fantastico, veramente, a volte non mi accorgo di quanto magari posso influenzare le persone. Demon Deku è spettacolare, secondo me. È tutto quello che volevo vedere nel personaggio di Midoriya. Finalmente tutti i quirk utilizzati, non dico alla perfezione, ma con buon senso. Partiamo da Muscular, Smokescreen, lo stesso Black Whip per imprigionarlo. Tutti vengono sfruttati bene. E adesso pensiamo un attimo alla storia di Deku come una scaletta, a queste fasi, no? Come se fossero sei fasi diverse messe su una scaletta che va sempre più crescendo. È passato da il più sfigato al il più figo del mondo, praticamente. E adesso vi faccio io una domanda prima di lasciarci, che secondo me è importante e scatena tantissimo la mia curiosità riguardo sempre Midoriya. Voi siete d'accordo con il ragazzo che vuole andare a cercare All for One assieme ai primi tre, insomma, eroi della classifica, ovvero Endeavor, Best Genist e Hawks? Oppure siete più d'accordo con i compagni che ricordano le cose con lui? Insomma, non so se avete letto gli spoiler del prossimo capitolo. Fatemi sapere, raga. Io sto impazzendo, voglio troppo vederlo. E niente, voglio sapere voi cosa ne pensate. E se secondo, sempre voi, ci sarà un altro posticino nell'evoluzione di Deku. Per me abbiamo parlato delle fasi più importanti, soprattutto quella di Gran Torino, ricordatevela. Magari non gliel'avrebbe mai insegnata Gran Torino, ovviamente, questa cosa, gliel'avrebbe insegnata qualcun altro, però è fondamentale. È fondamentale per la storia e soprattutto per non spaccarsi più. Io, come al solito, con queste chiacchiere da bar mi diverto un casino con voi, amici. Adesso ho aperto 2 secondi il desktop, adesso vi farò passare le miniature davanti al posto del mio faccione, e vedete qui abbiamo Tomura. Si chiama Tomura la miniatura, però è semplicemente l'infanzia di Shigaraki Tomura, dove dico anche qui, lo analizzo ovviamente in grandi linee come faccio qui con le classiche chiacchiere da bar di My Hero Academia, e parliamo un po' di quella che è stata la sua infanzia. Voglio sapere anche, ovviamente faccio questi video per discutere qua sotto, quindi voglio sapere cosa ne pensate voi dell'infanzia di Tomura, me lo scriverete in questo video se è, oppure di quello che è stato All Might. O ancora di più, mi è venuto in mente un video, ma non vi dico niente. Vi dico solamente il titolo, e si chiama, questa è la copertina, Nessuno è degno di essere un eroe. Io lo trovo devastante il discorso che voglio fare, magari tantissimi non saranno d'accordo con me, ma comunque i commenti esistono per quello, quindi perché prendersela. E niente ragazzi, io spero che oggi vi possa aver fatto abbastanza compagnia. E questa chiacchiera da bar finisce qui, ci vediamo con un prossimo video, mi raccomando, e vi dico solamente che mi manderanno la Play 5, quindi aspettatevi tanta roba. Vabbè, basta, detto questo, ci vediamo col medico della peste che balla, noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, plus ultra!